dire che cos'è per me il villaggio delle meraviglie? Ma per mille mozzarella è esattamente questo, un luogo dove le famiglie possono ritrovarsi e vivere un momento magico insieme. E grazie a quello che stai facendo effettivamente tutto sta per iniziare, sta per accadere anche quest'anno. Abbiamo bisogno di tornare come voi. Bambini, insegnateci voi a vivere. Amici, è davvero una grande emozione essere qui oggi in compagnia di ospiti tanto belli e soprattutto dei piccoli amici che sono qui con noi, perché oggi ha inizio questo meraviglioso viaggio all'interno del villaggio delle meraviglie. Ambra, come al solito, ha organizzato tutto in grande, anche la pista alle nostre spalle è una delle più grandi mai viste a Milano. Presentarci, allora facciamo così, mi scosto, tu rimani lì, così tu ti alzi e presenti, dove state un pochino più, state avanti e poi fate indietro e lui vi presenta, uno, la prima delegazione estera presente al Villaggio Meraviglie. Tutta la famiglia? No, sono tutti del settore dello spettacolo che lavorano nella produzione, sono 1800, questi sono solo una piccola rappresentanza. Ambro Fay, sono qui, sono... Fai le foto. Ok. Allora, Ambra. Facciamo così, Ambra. Allora tu fai così, accomodati qua. Io faccio l'introduzione e così due parole di benvenuto al villaggio. Però... anch'io allora, tutto in più. Loro sono questi dei seduti perché sennò non creavo la scala televisiva. Perché poi lui si alzerà e ci ripresenta tutti. Io mi congedo. E poi ti concedo, sì, esatto. No, facevo solo la madrina. E dico, sai Ambra, quest'anno il viaggio è meraviglia. Aspetta. C'era Geronimo, non avete ripreso? Sì, tutta l'ho fatta, tutto. Eravamo loro, tutti erano di là. E il finito Genome sono spostati di qua. Stiamo facendo la. Ormai è diventato due studi, abbiamo uno qui e uno là. Fra un po' ne avremo un altro sulla pista di ghiaccio, un altro in fronte alla Babbo Natale. Però Miss Pasquale ce n'è uno, non mi tocca duplicare Pasquale. Però ho trovato un Pasqualino. Un amico del Brasile che sta dandoci una mano, sì, non ce la fanno, poverino. Sei pronto? Carissima Ambra, quest'anno il Villaggio delle Meraviglie è arrivato alla sua 10ª edizione, ma si colora anche di internazionale. È un festival internazionale perché con grande piacere ti presento la prima delegazione estero presente. Arrivano dall'India, sono operatori del mondo dello spettacolo, del cinema, sono produttori e lavorano per i cartoni animati, lavorano per i grandi effetti speciali, sono una grandissima produzione. Questa è una piccolissima minoranza. Ti lascio il microfono, così puoi, da madrina e da organizzatrice di questo evento, presentarci il loro rappresentante e con Mirko magari fare una prima domanda. Beh, intanto colgo l'occasione per ringraziarvi per essere venuti a trovarci qui al Villaggio delle Meraviglie. So che avete fatto un giro in questo parco fantastico dedicato alle...
Meravigliosa. Grazie. È una... Immagino che l'Italia, essendo piccola così, con un'India che è enorme, questa sera una piccola chicca che voi avete scoperto, però in realtà immagino che con la creatività dell'Italia e la grande forza dell'India potrà nascere veramente un progetto fantastico. Quindi vogliamo chiedervi, così giusto in poche parole, qual è la vostra realtà? Che cosa fate voi nella vostra produzione? Allora, io li faccio cartoon animatici, il background del tutti effetti speciali. Noi facciamo un grande lavoro per tutti Hollywood in India. Noi facciamo anche lei, sa, benissimo, in India produce quasi 1800 film l'anno. Allora, noi abbiamo un grande cultura cinema, spettacolo nel questo. Allora, questi sono ragazzi, sono studiano master nel Politecnico, tutti sono nel settore, il mondo, diciamo, dello spettacolo, ok? Loro lì, ognuno sanno, sono ragazzi, sono felici di essere qui. Tanti non parlano italiano, però li parlano in inglese perfettamente. Loro sono felici, io sono portato per fare anche promuovere questo video con nostrani che abitano in Europa, che viaggiano spesso in Italia e li vengono a vedere meraviglie, questa grande festa di meraviglie. Grazie, quindi è un gemellaggio quello che sta accadendo in questo momento, quindi tanti ragazzi che studiano in Italia, ovviamente indiani, di origine indiana, porteranno poi la loro cultura dall'India in Italia, studieranno in Italia per poi riportare in India un bagaglio di esperienza italiano. Quindi io ti auguro tutta la fortuna e la fantasia che regna nel mondo dedicato ai bambini e alle famiglie, tutta quella che puoi, perché grazie alla vostra fantasia ovviamente nasceranno enormi storie, tantissimi cartoni animati, quindi credo che questo anche è... Anche sulla creazione, perché visto Ambra può fare una creazione, così questa creazione mettiamo nel vito di tutto il mondo. Certo, un animato di Ambra non sarebbe mica una potenza. Magari, però visto che siamo al Villaggio delle Meraviglie nulla è impossibile, quindi non si sa mai, potrebbe anche accadere, giusto? Sì. Allora io direi a questo punto di dare il microfono a Mirko, che ovviamente vorrà anche lui, in qualità di redattore del telegiornalino del Villaggio delle Meraviglie, fare una domanda ai nostri ospiti rappresentativa del Villaggio delle Meraviglie. A te il microfono, Mirko. Grazie Ambra. Allora io le volevo chiedere come è iniziato questa sua avventura, perché è iniziato? Allora io abito in Italia quasi 12 anni, ok? Allora questo shopping di Ventura, grazie Sandro, Sandro mi ha presentato questo grande mondo del cinema spettacolare, sono amici da tanti altri amici nel settore, stiamo provando per fare un gemellaggio tra India e Italia, diciamo Europa, un grande Europa può fare grande cosa in India, grande India può fare grande cosa in Europa. Ma lei già faceva questo lavoro prima di conoscere Sandro o quando la conosce? Noi li creiamo per tanti produzioni Hollywood, li facciamo tanti effetti speciali. Nel mondo cinema noi abbiamo sempre lavorato, in India cinema nella vita, giornalieri indiani li sanno tutti, ok? Mi è giunta una notizia, ma è vero che voi state producendo la nuova serie di Sandokan? Adesso Sandro ha scoperto questa grande novità, sì, con Giorgio Vignali, il grande produttore italiano, noi stiamo facendo Sandokan come serial, 13 episodi di 48 minuti, sarà prossimo Natale nel televisione. Beh, allora io vi ringrazio per la vostra disponibilità immensa, veramente mi auguro e ci auguriamo tutti coloro che sono qui oggi al Villaggio delle Meraviglie di creare un nuovo cartone animato che rappresenti il mondo che stiamo vivendo con tantissima fantasia attraverso la nostra collaborazione. Ringrazio Sandro che ha creato questo spazio all'interno del Villaggio delle Meraviglie che appunto si chiama Incontri sotto l'albero. Questo è un piccolo spazio ma è di grande importanza. Ogni giorno qui all'interno del Villaggio delle Meraviglie avremo tantissimi ospiti che verranno intervistati da Mirko e verranno qualche volta salutati anche da me in qualità di madrina del Villaggio delle Meraviglie, ovviamente sotto la supervisione di Sandro Ravagnani, che si sta veramente adoperando nel modo migliore delle sue capacità, e sono tantissime, per la realizzazione di questo telegiornale. Quindi io vi lascio perché il Villaggio delle Meraviglie mi sta chiamando, quindi devo correre a tutti i bimbi che sono venuti a trovarci. Vi lascio questo palco, lascio il microfono a Sandro per i saluti finali. Grazie a tutti, grazie. Grazie. Sandro, a te le parole. A te, grazie Ambra. Ambra,
ha preso via lo scoop. Sì. E io vedo che c'è, no, non vedo, non c'è. È il tuo momento. Sì. È il tuo momento, è un momento internazionale, quello che in, magari anche nella lingua inglese tu presenti gli ospiti, così possano essere visti, perché la nostra televisione va in onda in tutto il mondo. Ricordiamo WB.1 trasmette in streaming, per cui ognuno da qualsiasi parte può vedere questo momento. E dato che la nostra televisione parla anche l'inglese, parla lo spagnolo, in questo momento ti diamo il microfono come inviato, super inviato speciale, per presentare questi ragazzi. Prego. Hi. Hi everyone. This is not only an Italian television, it is an international television. All the viewers from all over the world. This is the great event Sandro has created for the entire world. We are here to have a great collaboration between Italy and India, create a great creation of entire animation oriented thing. As you are aware, India is the animation center of the world. All these people behind with me are the engineers from India. They are having a rich experience, and I am very happy to introduce everyone with their name and surname. Okay. Hello, hi, I'm Nityanand Karapaswamy. I'm from southern part of India, and I'm pursuing my master's in mechanical engineering at Politecnico di Milano. Hi. Hello, I'm Shatija Deshmukh. I'm from Mumbai, India. I'm also pursuing my master's in Politecnico di Milano. Hey everyone, and ciao a tutti. Sono Arangarajan Alagi Manavalansan. I'm doing master's in mechanical engineering in Politecnico di Milano. Hi, I'm Arjun. I'm from Chennai. I'm doing my master's in mechanical in Polytechnic of Milan. Hi, I'm Manav Sharma. I'm from Indore, Madhya Pradesh. I'm doing master's in mechanical in Polytechno di Milano. Hello, I'm Saili Bharambe. I'm doing my master's in product service system design. Hi, Saili. She is a very good artist. She is going to be having some of the important role on creating some of the cartoons. And she is a very good artist. Thank you. Hello everyone, I am Deepak Mishra from Mumbai, India. I am studying mechanical engineering in Politecnico di Milano. Hi, Sandro. Allora, io ho presentato tutti, loro sono nel settore engineering, master stanno facendo, possono creare una grande creazione sotto tuo. Grazie. Grazie, io ti ringrazio a nome anche di Pasquale Sorabella, che è particolarmente emozionato. Perché oggi abbiamo inaugurato la televisione italiana, World Business Entertainment in Italia, e oggi Villaggio delle Meraviglie ci corona un anno di lavoro. Grazie. E l'essere con te, questo clima internazionale, ci rende molto felici. Sai quanto sono stato legato fin da bambino all'India, quanto sia stata legata mia zia, che ha trascorso 51 anni della sua vita negli Stati Uniti, che ha aperto le prime comunità in India, quante bambine sono state ospiti in America e quanti ragazzi avranno un futuro grazie a loro. La tua presenza ci onora veramente e siamo felici se riusciamo a coronare dei sogni, anche di altre attività. Cioè, noi WB Channel è una televisione che si interessa sì di spettacolo, ma anche di culture, di artigianato, di politica, di attività, di scambi, tantissimi anche scambi. Sport. Anche sport, soprattutto lo sport. E c'è una domanda che Mirko fa, anzi te la lascio a te. Le stesse domande che hai fatto oggi al nostro amico Arnoldo Mosca Mondadori le proporrei a lui per sentire le sue risposte. Ok, grazie Sandro. Allora, io le volevo chiedere cosa significa portare il suo nome, cioè, non so, quando va in strada la gente la riconosce, mi dica. Sì, ok, noi i nostri nomi, ok, li portiamo per la strada, per la parte dell'India. India per noi è un grande prestigio, grande cultura, una vita di 5.000 anni, poi li conosciamo noi come Italia, India abbiamo una grandissima cultura, incrociati per tutto dove, chi porta tutto il valore indio-italiano. Nel futuro voglio essere, siamo gemellaggi tra India e Italia, questo è solo mio sogno, mi sto lavorando, auguro che lavoriamo molto bene in questo settore. Ok, invece cosa consiglia a noi ragazzi
Ehi, ragazzi, c'è grandissimo lavoro del creazione spettacolo, del studiare insieme, creare un mondo biculturale, cambiare la vostra cultura in India, prendete cultura della vostra, dell'India e voi. Questa è la grande emozione. Ok, grazie mille. Grazie. Grazie, ciao. Thank you, thank you. Ciao. Lei è una collega giornalista italiana, lui è un però la domanda te la fa lei. Ciao. Lui fa le foto. Sì, lui fa le foto. Ciao. Ciao, piacere. Piacere, raga. Sì. Allora, ok. Vieni qua. No, no, vieni qua. Vieni qua un attimo. Vieni qua un attimo. Allora, Francesco. Francesco, qui sei venuto con la mamma, eh? Tu sei un piccolo redattore telegiornalino che oggi invece cosa fai? Le fotografie. Stai facendo le foto per il nostro giornale. Bene. E la mamma per te è molto importante. Lo sai cosa fa di professione? La fotografa. La fotografa e la giornalista. Si chiama Fotoreporter. E dato che è una giornalista molto importante e abbiamo una delegazione importante, adesso noi gli diamo il microfono e tu vai a fare le foto. E noi intentiamo la domanda che farà la mamma alla nostra delegazione dell'India. Ok? Vai, Fred, a te. Grazie, grazie Sandro. Insomma, siete qui in Italia e intanto volevo sapere come mai, perché avete scelto Milano per presentare il vostro programma, progetto, che poi ho sentito che è un progetto grandioso, perché farete quindi, poi diciamo così che per me Sandokan è un mito, perché io sono cresciuta con gli episodi di Sandokan, Kabir Bedi per me è il massimo della bellezza internazionale, quindi devo dire che questa cosa mi riempie quasi di gioia, perché effettivamente a noi, poi tra l'altro ragazze del tempo e donne di adesso, ci ricordiamo tantissimo del personaggio e dell'attore, no? Quindi perché avete scelto l'Italia e Milano per presentare il vostro progetto? Allora, grazie Sandro, con lei che ha fatto una grande cosa, integrazione. Io ho conosciuto Sandro tramite amici di Sandro, Giorgio Vignali, con lei che è attore Sapore del Mare, con lei che ha creato Sandokan di nuova versione. Questa Sandokan di nuova versione sarà 13 episodi di 48 minuti serial, non è cinema, serial, così vedete tutto il mondo. Li facciamo a piattaforma inglese, sarà trasmesso 112 paesi del mondo. Ok? Allora sarà Kabir Bedi, purtroppo oggi vecchio, allora lui può fare il nonno di Sandokan. No, nonno di Sandokan, lui presenterà Sandokan. Lui presenterà Sandokan. Allora noi stiamo creando una piattaforma del vecchio Sandokan, la parte nuova, con tecnologie nuove. Noi stiamo provando a fare anche 3D, versione 3D, perché il 2018 Olimpiadi saranno una grande rivoluzione tecnologie 3D. Sarà Dolby 12.1. Fino ad oggi siamo visti solo 10.6. Noi stiamo facendo questa Sandokan in 12.1. Questa cosa risulta? Risulta tecnologicamente una cosa avanti. Nella sala di casa, ognuno, lì, anche con famiglie, Sandokan è una grande cosa tra famiglie. Questa sarà l'altra domanda fatta lei. In Milano, centro di creazione innovativa, ok? Il Milano, Roma, Italia, questa innovazione stiamo portando anche il nostro paese per creare un gemellaggio di due paesi, perché noi abbiamo grande creazione, sviluppare creazioni, tanti animatici, poi Sandro meravigliato anche della roba abbiamo fatto nel passato nel settore animatici. Allora su questo stiamo creando un gemellaggio per creare una nuova cultura, anche una nuova economia. Lei sa benissimo. Voi poi avete l'economia comunque del cinema, insomma Bollywood è eccezionalmente riconosciuta. Ogni anno Bollywood fa 1800 film, totale India, ogni paese, ogni lingua, perché noi abbiamo tante lingue, ogni lingua c'è fa il tuo lavoro. Una curiosità, tutti possono accedere al cinema tranquillamente, i costi diciamo così del cinema? Il cinema, senza cinema una donna non va a dormire la serata. Televisione per noi in cervello, allora per noi il cinema sono nel culture, il prezzo di cinema sono diciamo €1-1,20 al pubblico, allora ci permette ognuno far andare, perché divertimento in India fuori di cinema spettacolo non c'è niente. È proprio un'industria ma della cultura del divertimento. Industria, cinema,
serial televisivi, sono molto famosi anche in Italia, noi vediamo qualche televisione indiana, però noi non vediamo dal prodotto italiano in India. Questo li vogliamo portare anche noi, intercambio culturale. Sandro sta creando una piattaforma a partire da bambini, animazione, settore. Perfetto, grazie comunque del vostro lavoro a tutti quanti e grazie. Benvenuti a Milano e nel nostro villaggio delle meraviglie. Grazie, grazie ancora, grazie. Grazie a Sandro. Grazie a te per la tua presenza. Grazie, naturalmente grazie. Appuntamento lo diamo per la prossima settimana. Sì, ci sarò i mercoledì, quindi cominciamo proprio da mercoledì 7 dicembre, che è anche Sant'Ambrogio, quindi per noi è anche una giornata molto importante a Milano. Bene, quindi tutti i mercoledì con questa meravigliosa giornalista, questa grande amica che ci ha messo il cuore già da molto tempo nella nostra televisione. È vero, è vero. E noi gli siamo magari torneremo ancora con le stelle, sai, e con perché no? Torneremo. A te la linea, lo studio, grazie, per oggi abbiamo terminato. L'appuntamento è per domani con tantissime sorprese. Avremo una straordinaria cantante, pensate che canta le classiche, la musica classica napoletana. Avremo un DJ fantastico, un cantante della nuova generazione e tanti tanti ospiti. Grazie. Grazie. Grazie, grazie, grazie a tutti. Gente qui intorno a me, niente più sogni né tranquillità. Adesso mi fermo e chiedo se, se la tua mano stringe la mia. Io per sempre Peter Pan lotterò, crederò nei miei sogni. Vedrai del cuore, tu credi sia pazzia provare poi cambiare. E pensa per un attimo, il mondo siamo credo, io sento l'amore. Ho solo bisogno di averti qui accanto. Ti sbagli se pensi di essere solo. Resta con me, ti porto lontano. Tu credi sia pazzia provare e poi cambiare. E pensa per un attimo, il mondo